Siamo con l'allenatrice Milena Bertolini. Milena, intanto congratulazioni per la vittoria che appunto ha portato un trofeo importantissimo per Brescia. È stata una partita difficile però. Sì, insomma, oggi siamo contenti perché abbiamo vinto la Supercoppa, però non sono contenta per la prestazione. È chiaro che oggi il Tavagnacco è stato superiore a noi dal punto di vista del gioco, ha giocato meglio di noi, soprattutto il primo tempo. Però insomma può anche capitare che giochi mai una partita e vinci, insomma oggi noi ci prendiamo la vittoria e siamo molto, molto contenti, pur sapendo che la prestazione non è stata all'altezza. Oggi? Ma io credo che per noi l'aspetto fondamentale è stata la pressione psicologica, nel senso che comunque il Brescia è la squadra che deve vincere la Supercoppa, perché è la squadra che ha vinto il campionato, il Tavagnacco sembrava avesse smobilitato e quindi fosse una passeggiata. Io sapevo che non è così perché ho molto rispetto del Tavagnacco, perché è una squadra che io tutte le volte che l'ho affrontata mi ha messo sempre in estrema difficoltà. Hanno perso fondamentalmente poi due o tre giocatrici, ma l'ossatura forte rimane perché hanno delle giocatrici molto brave e probabilmente loro non avevano nulla da perdere e in più sono una squadra forte. Noi probabilmente non siamo ancora in grado di reggere la pressione psicologica. E nel momento in cui si sono dovute scegliere le rigoriste, è stata una decisione difficile trovare appunto quelle da mandare sul dischetto oppure eravate già preparati? No, io come sempre, vabbè, noi abbiamo provato in settimana i calci di rigore, abbiamo anche visionato qualche filmato di qualche rigore per facilitare magari Chiara il portiere, che tra l'altro avendo giocato per tanti anni magari a Tavagnacco forse conosceva anche come tiravano le ragazze il Tavagnacco. Ho chiesto chi se la sentiva e chi se la sentita è andata a calciare il rigore, perché poi è fondamentale chi se la sente in questi momenti.